Marinaio del web, benvenuto, bentornato su Radio di Bordo. Oggi è un giorno davvero speciale perché manca poco più di un mese a Natale, ma è arrivato un bel regalo. È arrivato un bel regalo e scopriamo insieme in questo video che cosa c'è dentro il pacco. Benvenuto in questo nuovo video, io sono Matteo e oggi apriamo insieme questo pacco che mi è stato inviato da Split 2.0, che è un'azienda torinese specializzata nella personalizzazione e vendita di articoli da premiazione e promozionali, abbigliamento, gadget e tanto tanto altro. Ma cosa può avermi inviato a me? Che parlo di mare, parlo di nautica, che boh, mi mandano i regali, io apro, eh. Apriamo insieme questa scatola. Paura di rompere quello che c'è dentro. Aspetta, piano, 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 e sveliamo l'arcano. Ok? Busta, 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 busta. Leggiamo la busta. Gentile signor Munaretto Matteo, la resta di ha risolto l'arcano. Allora, oltre a questa dovrebbe essere una sacca stagna da 10 litri. Un'altra. Aspetta che polistirolo. L'appoggio, se no. Un'altra. Questa dovrebbe essere la sacca stagna grande da 30 litri. 30 litri. Ma di queste due parleremo in un altro video. Ma la cosa che più mi incuriosisce è lui. Lui. Rollio. Ah, poi tanti altri gadget, penne. Grazie. Mettiamo via la scatola e parliamo di lui, Rollio. Che cos'è Rollio? Rollio è un portabicchiere universale per barche a motore, barche a vela, camper, auto, qualsiasi altra applicazione vi venga in mente, biciclette, tutto quello che volete. Quindi adesso lo apriamo insieme. Bello. Guarda che storia. Beh. Andiamo ad aprirlo. Bella confezione. Ecco qua. Rollio. Andiamo a staccarlo perché vedo che è attaccato. Ah, ok. Chiaro, 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 chiaro. Questo è il supporto dove andremo a mettere il nostro bicchiere. E qui abbiamo invece il gancio che si attaccherà alla parte che a noi interessa. Svitiamo, serve, ah no, non serve un cacciavite, svitiamo a mano e vediamo un po' come funziona. Ah, prima di continuare, iscriviti, mi raccomando. Come puoi vedere, dietro alla confezione di Rollio, che è in materiale plastico, non è di carta, troviamo proprio passo 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 tutto quello che bisogna fare per montare il nostro portabicchiere a prova di Matteo. Istruzioni semplicissime, davvero quattro mosse e l'abbiamo montato. Ed ecco tutto quello che troverai una volta aperta la scatola di Rollio. Abbiamo per prima cosa il supporto, questo qui nero, che andremo ad agganciare allentando questa vite. Andremo ad agganciarlo al tientibene o comunque dove vogliamo montare il nostro portabicchiere. Questo piccolo supporto bianco, su cui abbiamo già inserito la vite, aspettate che metto a fuoco, ecco qua, la vite all'interno, e il portabicchiere. Il montaggio, come vi ho detto, è semplicissimo perché basterà avvitare con un cacciavite il supporto bianco al supporto nero, e lo andiamo a stringere. Possiamo decidere se montarlo in maniera orizzontale o verticale, ne facciamo orizzontale. Andiamo a stringere la vite e a questo punto possiamo inserire il nostro portabicchiere. Rollio è realizzato completamente in ABS e tutte le parti metalliche sono chiaramente in materiale antiossidabile, quindi adatto a essere montato su una barca dove c'è umidità, acqua e tutto il resto. Tutto questo sistema fluido di assi cartesiani che vediamo
in rollio ci permetterà poi di mettere all'interno un bicchiere e fare in modo che questo mantenga una posizione dritta durante, non so, una navigazione, barca sbandata, mare mosso o qualsiasi altra cosa. Funziona con bicchieri da 20 ml, questi qui, i classici bicchierini. Questo non è di plastica, ma è un materiale biodegradabile, mi raccomando, usate sempre meno plastica, anzi non la usate se potete, oppure riciclate. Andiamo ora a versare dell'acqua all'interno del nostro bicchiere. Andiamo a mettere il bicchiere e, come possiamo vedere, muovendoci il bicchiere rimarrà fermo e il contenuto non si ribalta. Adesso però lo andiamo a montare in barca. L'abbiamo montato, l'abbiamo provato, mi piace davvero, un simpatico e utilissimo gadget da tenere a bordo, non solo della barca, ma abbiamo detto auto, camper, qualsiasi cosa. Poi manca poco al Natale, un regalo agli amici che vanno a pescare, anche perché quando vai a pescare e bevi magari un bicchiere di vino, una piccola birretta, l'acqua, vuoi mettere ad avere tutti i bicchieri sparsi a bordo? E invece no! La versione che ho ricevuto di Rollio è la versione da un bicchiere, ma se volete acquistarlo troverete anche la versione da due o tre bicchieri. Se avete già acquistato questo modello non preoccupatevi, perché troverete sul sito anche i pezzi singoli per trasformare il vostro portabicchiere singolo da un posto solo a due o tre posti. Se posso dare un piccolo suggerimento agli amici di Rollio, che ringrazio ancora per avermi inviato questo modello, non lo so, magari una versione per delle lattine o dei bicchieri un po' più grandi. E anche per oggi abbiamo finito. Se ti è piaciuto questo video, ricordati di iscriverti al canale, metti mi piace, commenta, liberissimo di fare quello che vuoi, e rimani soprattutto con Radio di Bordo, perché ci vediamo la prossima settimana. Ciao!